Io sono il vicepresidente di Italia Nostra e sono qua soprattutto per manifestare il sostegno di Italia Nostra, il sostegno caloroso e direi anche appassionato di Italia Nostra al forum per la sera. Noi abbiamo partecipato al forum fin dall'inizio, continuiamo a partecipare e seguiamo i lavori con un forte elemento di speranza. La nostra funzione in questo è soprattutto di ricordare quello che è il nostro statuto sociale, cioè la conservazione e il rispetto del patrimonio naturale e artistico. Perché è vero che ci sono dei contenitori che bisogna, dentro i quali bisogna mettere delle attività che devono rendere. Però la priorità assoluta, a nostro avviso, la priorità assoluta deve andare all'integrità delle strutture architettoniche, non solo nella loro forma, ma anche nella leggibilità della loro funzione. Perché quello era il posto nel quale venivano costruite le navi. È molto diverso guardarlo quando è, come per esempio adesso in certi momenti, libero da sovrastrutture, oppure come sarebbe se ci fossero dentro le bancarelle, i flussi di persone, la gelateria, la discoteca, si potrebbe rispettare l'integrità fisica, ma non l'integrità invece storica e culturale. Voglio leggervi due righe e poi è quasi finito. Tommaso Montanari. Il vero capolavoro della storia dell'arte italiana è il rapporto del cittadino con lo spazio pubblico monumentale. Chiunque è andato all'Arsenale in questi giorni in cui è stato aperto non può che sottoscrivere questa frase. E ancora, occorre ricominciare a leggere la bellezza le cui chiavi ci sono scivolate di mano. Questo noi dobbiamo ricordare, vogliamo ricordare quotidianamente, perché si rischia, diciamo, è talmente familiare questo arsenale che si rischia di non vedere l'altissimo valore artistico che porta. Contro questa citazione ve ne leggo un'altra, poi ho finito. Dal documento di lettore. Si deve presupporre la capacità di determinati prodotti, ad esempio Super Yacht, Marina, eccetera, di garantire una redditività con un range dal 10% al 18% circa. Tale asset class, quindi, certo che il mio accento è migliore perché sono stato in America tanti anni, tale asset class, quindi, potrà essere finanziata da forme di private equity strutturate da club deal spesso generati da family office specifici, da developers e investitori non opportunistici. Ecco, gli autori di queste frasi, come possono conciliare il loro punto di vista con quello di Montanari, le cui frasi vi avevo letto prima? I due telegrammi. Si può cominciare fin da subito con i percorsi pedonali. Noi chiediamo che l'arsenale sia aperto. Stefano Boato, l'architetto Bernstein e io stesso abbiamo fatto un sacco di passeggiate dentro, abbiamo fatto una proposta di un percorso pedonale che si possono aprire da subito. Nella locandina ci sono quelli segnati da certi puntini. Ci sono altri percorsi pedonali che invece si potranno aprire dopo qualche piccolo o importante anche rapporto con per esempio la Marina o la Biennale, che sono concessionati per qualche piccolo pezzo. Però già da subito si può cominciare. Finalmente, ultimo telegramma. Guardate che noi stiamo parlando di un complesso di importanza e di bellezza planetaria. Noi abbiamo gli occhi del mondo sopra di noi, noi non ci rendiamo conto di quanto importante, dell'immenso valore di questo compendio del quale stiamo parlando adesso. Non possiamo trattarlo come di qualcosa che deve semplicemente, come qualcosa che deve semplicemente fruttare o andare in pari. Abbiamo un bene nel senso aristotelico che diceva prima Gilberto Bright, un bene che è soprattutto una responsabilità. Che è
Il Comitato per la restituzione dell'arsenale alla città è nato 6 anni fa e ha raccolto più di 2000 firme rivendicando proprio questa cosa che è in corso, diciamo, ma è un'opera diciamo ancora complessa e su cui bisogna batterci. Faccio alcune considerazioni, facciamo parte del forum, però avevo alcune proposte, alcune osservazioni che mettiamo a disposizione di tutti del forum e anche delle altre associazioni e della città. A 2 anni dal passaggio dell'arsenale al Comune di Venezia, a 1 anno e mezzo dallo scioglimento della società Arsenale di Venezia S.p.A., delegata al suo sviluppo e alla sua gestione, e a quasi 1 anno dalla costituzione dell'ufficio arsenale, è necessario fare un bilancio di quanto è stato fatto per restituire l'arsenale alla città. Il bilancio si concretizza in visite guidate in cui viene mostrato tutto ciò che era stato fatto in precedenza. Convegni dove i mobiliaristi ci sono venuti a raccontare come immettere nel mercato l'arsenale. Iniziative promosse dalle associazioni. Un po' di affitti per eventi degli spazi già restaurati. Un lavoro di studio dell'ufficio arsenale. La presentazione di un cosiddetto nuovo piano direttore dell'arsenale. Si tratta di un bilancio che non avvicina in alcun modo l'effettiva restituzione dell'arsenale alla città, che vuole dire un arsenale restaurato, denso di attività, aperto in tutte le sue parti a tutti i cittadini in ogni giorno dell'anno. Nessuno dei nodi fondamentali è stato affrontato, né poteva esserlo viste le modalità di gestione inventate dall'ex sindaco Orsoni e dall'ex assessore Maggioni. Nessun passo in avanti nella restituzione delle parti militari sostanzialmente inutilizzate ma lasciate sine die alla Marina Militare. Nessun passo in avanti nella restituzione della Darsena Grande o della riapertura dei passaggi oggi preclusi intorno alla Darsena. Nessun passo in avanti nei rapporti con la Biennale, che privatizza gran parte dell'arsenale per tutto l'anno, anche quando non lo utilizza per i propri fini istituzionali. Nessun nuovo lavoro di recupero, nessun progetto di recupero. Nessuna risposta al piano industriale fatto dalla società arsenale e al quale il Comune non ha mai dato risposta. Nessun passo in avanti nella costruzione della società dedicata, ritenuta da tutti indispensabile per affrontare la complessità di recupero e di gestione di un bene come l'arsenale. Nessuna iniziativa per regolare la presenza dei soggetti interni all'arsenale come il Consorzio Venezia Nuova, e si potrebbe continuare. Oggi siamo arrivati all'assurdo di presentare un nuovo piano direttore, ma un piano direttore è uno strumento di programmazione politica che impegna le forze politiche che governano la città ad attuarlo e a rispettarlo nel tempo, e non può dunque in alcun modo essere prodotto da un ufficio e venire approvato da un commissario. Nella situazione attuale, con l'eredità che ci ha lasciato la precedente giunta e con l'assenza di un governo della città, non ci si può aspettare niente di meglio. Come Comitato per la restituzione dell'arsenale alla città, in vista delle prossime elezioni, vogliamo che chi si propone di governare dia delle risposte chiare sui punti che abbiamo citato in precedenza, impegnandosi a ribaltare radicalmente le politiche sull'arsenale che sono state imposte da chi li ha preceduti. Invitiamo tutte le associazioni che fanno parte del Forum Arsenale, che hanno a cuore come noi l'effettivo ritorno dell'arsenale alla città, di mobilitarsi
di vigilare perché ciò avvenga effettivamente senza accontentarsi delle piccole concessioni che riescono a ottenere da coloro che nei fatti detengono il potere d'arsenale. Invitiamo tutti i cittadini a dare il loro appoggio elettorale solo ed esclusivamente a quelle forze che faranno un discorso chiaro, programmaticamente verificabile, su come intendono restituire l'arsenale alla città. Grazie. Niente, io sono Alessandro Erbas, Fiocretto, Associazione Felze, Compagnia della Marina di Tradizionale Nuovo Trionfo. Sto per darvi un'idea di dove lavoro, sono fabbro e restauratore. Sono stato tra i primi artigiani esterni alla Marina a riaccendere le forge dell'arsenale. Nel 2004, in occasione dei 900 anni dell'arsenale, è stata fatta una grandissima festa aperta alla città e abbiamo avuto l'onore di poter riaccendere e riutilizzare le forze. Ora, la cosa che non è specificatamente segnata nel nuovo piano direttore è proprio l'esistenza di luoghi ancora integri ed è un errore, chiamiamolo errore, gravissimo, perché sono stati queste cose sono state dette e ridette tante volte, i luoghi esistono, sono ancora legati al lavoro e sono luoghi da dove si può ripartire a far funzionare delle attività redditizie e utilizzabili tranquillamente dalle persone che vivono a Venezia, quindi creano lavoro all'interno della città e possono creare cultura e continuare a portare avanti la tradizione di lavoro, ma anche di innovazione, se uno vuole fare innovazione può farla tranquillamente. Esistono le officine all'interno dello Strada di Campagna, che è quella zona che ancora si vede alla Marina, ma esistono anche le forge alle Nappe, che sono state dove sono state restaurate le parti murarie, ma non sicuramente le forge, anzi le forge sono completamente distrutte, sono datate perché sono manufatti datati 1880-1837 a seconda e sono in totale abbandono. Quindi esistono dei luoghi come gli scali, come altri posti che ancora sono adatti ad essere recuperati dai quali possono ripartire da subito con pochissimi interventi di adattamento per delle attività che sono funzionali al recupero dell'arsenale. A tutti quanti le motivazioni che sono state dette qua del forum, Palpero, la rinascita eccetera dell'arsenale sono confluite in un progetto generale, fa parte del progetto anche il recupero delle forge, il recupero degli scali, il recupero di tutti quei luoghi dove le associazioni possono arrivare e avere anche dei luoghi storici per i loro usi e le finalità associative. Questo è quanto, mi fermo qua. Ma intanto io volevo ringraziare di questa iniziativa. Sono una cittadina pura, nel senso che non appartengo a nessuna associazione qui presente, e quindi il potermi riconoscere in una proposta che realizza un po' quello che è il sogno di noi veneziani, che è quello che la città ci debba essere restituita, perché è una città massacrata e l'arsenale rappresenta un'opportunità proprio per riconfermare questo valore identitario della venezianità. E io sono molto molto contenta di questa cosa. Vi dirò che tutte le cose che sono state dette sono interessantissime, ma sono un po' più per gli addetti ai lavori che per i cittadini puri. Però vale la pena continuare ad approfondire, a fare, partecipando, facendo le cose, il discorso di partecipazione che faceva Braille e quant'altro. Io credo che però sia un momento questo dove tra il crescere di questo forum, di questa organizzazione che si è insediata,
ci sia la necessità di capire qual è e quale sarà il livello di contrattualità che questa ha nei confronti di chi. Attualmente noi abbiamo un commissario in città e per cui questo commissario che non dovrebbe far niente, ho già sentito che invece ha presentato in una municipalità un documento articolato di proposte, di linee guida, e non c'è miglior spazio di quello neutro così definito per poter invece mettere dei paletti e per fare delle cose. Ecco, io credo che questo sia un forte rischio e che questa cosa debba essere frenata. Come? Con la partecipazione in massa, qualora questa cosa debba andare avanti, e quindi che il commissario dica che rispetto alle sue competenze questa cosa si può definire anche senza la presenza della politica, io credo che sia un fatto sbagliato e che impedisca il crescere del forum e che lo pregiudichi nella sua proposta politica e organizzativa che qui io ho sentito. Quindi, come cittadina, mi rendo disponibile ad aderire alle indizioni di manifestazioni che voi farete e, se posso, col contributo delle esperienze che come cittadina veneziana ho, di dare un contributo anche magari pensando ad una modalità di partecipazione anche di tipo diverso di quella assembleare. Io ho partecipato a quella cosa di Poveglia, quindi i gruppi di lavoro, le cose, cioè mi piacerebbe benissimo un po' di dinamica e un po' dei veneziani e i tavoli. Ciao. No, io volevo solo fare una domanda. Allora, io molto tempo fa andavo alla zona delle Casermette, che era una zona così affascinante, abbandonata, con uno spazio, il giardino che era fruibile, un po' misterioso. Adesso me lo trovo tutto trasformato, in buona parte privatizzato, perché hanno chiuso gli spazi tra casa e casa e anche dietro non è più fruibile. Io mi chiedo, ma a chi è stato dato in concessione? Perché io non vedo niente, non trovo scritto niente. C'è una convenzione su questa cosa qui? Hanno rispettato eventuali piani regolatori della zona? Io spero, magari se qualcuno mi può rispondere.